Gianfranco, grazie. Ciao, Bambini, Fabiano. buon pomeriggio a tutti. Dunque, io oggi vorrei mostrarvi un piccolo gioco di prestigio, però prima di farlo ho bisogno dell'aiuto di tutti quanti voi. Cioè, vorrei insegnarvi una parola magica nuova. Usiamo sempre le parole magiche, simsalabim, abracadabra, una parola più moderna. Oggi, quando vi chiederò di dirmi la parola magica, dovete dirmi pizza al pistacchio. Proviamo, prova? Proviamo tutti quanti insieme. 1, 2, 3. Pizza al pistacchio! Magnifico, magnifico. Ok, quindi io vi mostro un mio piccolo amico, carissimo amico. Questo è Pallino. È un coniglio che ha la segreta aspirazione di diventare un clown. Lavora tutte le sere in un circo con un mio carissimo amico, un mago, per la gioia dei grandi e dei bambini. Ora, questo coniglio un giorno viene da me e dice: senti, io sono stanco di apparire tutte le sere da un cilindro, di essere estratto da un cilindro dal cappello del mago. Potresti aiutarmi? Vorrei diventare una lepre, correre libero tra i campi assieme ai miei amici. Dico: certamente, guarda, niente di più facile. Niente da questa parte, niente da questa parte, niente da questa parte. No, non era così, Gianfranco. Comunque, ok, copriamo così. Attenzione, quello che faccio è molto importante. Quando dico via, tutti quanti insieme gelato, no, anzi, pizza al pistacchio facciamo. Siamo pronti? Via! Pizza al pistacchio! Magnifico, e infatti il coniglio bianco è diventato una lepre. Io farei un applauso a questo coniglio magico. Vi vedo un po' perplessi, infatti, però tutto quanto sembrava andare per il meglio. Un giorno torna da me il coniglio e dice: senti, a me piace molto essere una lepre, però devo trovarmi il cibo da solo, devo scavare le gallerie per vivere, ho paura dei cani oppure dei cacciatori, vorrei tornare un coniglio bianco per il mago. Dico: certo, niente di più facile, io ti copro ancora in questo modo e mi faccio aiutare da questi stupendi bambini. Quando dico via ancora una volta, pizza al pistacchio, pronti? Via! Oh, e siete stati veramente stupendi, perché effettivamente, eccolo qua, ancora una volta, è diventato bianco. Ma sai, qua ci sono un po' di dubbi, ti devo dire la verità. Qua, no. Voi ci credete che è stata veramente... Noi ti volevamo dire insieme di girarlo. Ah no, io lo giro. Io lo giro, come volete voi. Ah, dall'altra parte? No. Ah, dall'altra parte? Dall'altra parte, sì. Ah, io giro anche dall'altra parte, non ci sono problemi. No, ho capito, fatemi capire. Cioè, voi volete vedere dietro? Sì, sì. No, non c'è assolutamente nulla dietro, non c'è assolutamente... No, tu cosa... Aspetta, qua dietro! Scusa un attimo, intervista in diretta. Tu cosa vuoi vedere? Qua dietro. Qua di dietro al coniglio. Ah, di dietro. No, io vi ho detto all'inizio della storia di questa mia favola che il coniglio aveva una segreta aspirazione, quella di diventare un clown. Infatti, ecco qua che c'è Pallino, pronto per essere... Oh, perfetto. E allora, è veramente una magia! Grazie. Che è veramente diventato un clown. E il coniglio dove è andato? Il coniglio lo troverò dopo il mio rientro, sicuramente. Chiedetemi a me di girare. Allora, senti una cosa, grazie infinite di essere qua. Grazie. Io ti volevo chiedere una cortesia. Certo. Tu che hai una grandissima dimestichezza con gli animali, vedo. Io dovrei andare da Didi, la mia collega qua del Sabato dello Zecchino, sì. E vorrei portargli un omaggio. Mi puoi organizzare un animaletto? Sì, ma un animaletto rosa, perché lei oggi è vestita di rosa. Guarda, neanche a farlo qua. Sono o non sono un mago? Ma tu stai gonfiando un pallone? Ma no, io non ho detto un pallone. Io volevo un animale. Mi hai chiesto un animale rosa? Sì, un animale, particolare. Ma tu mi stai facendo un pallone, ma... È un pallone storto? È un pallone sempre più... Ma questo è un cigno, un applauso! Straordinario, straordinario! Un cigno rosa. Io ringrazio Fabian e con questo... Grazie.